Dal Vangelo secondo Giovanni. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, il figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ve lo dico, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Siamo dentro la settimana santa, il martedì. Sono i giorni più santi dell'anno, il cuore della nostra fede, dove non siamo chiamati semplicemente a ricordare i momenti ultimi della vita terrena di Gesù, ma proprio a viverli attraverso la liturgia in prima persona, essere contemporanei di quell'evento e così poter gustare il dono grande di questo amore. E il brano di Vangelo di oggi che la liturgia ci dona ci racconta del dramma del rifiuto. L'uomo può rifiutare Dio, l'uomo può rifiutare questa proposta, può rifiutare questo amore, può rifiutare questa misericordia. Di fronte alla libertà dell'uomo, Dio si ferma, Dio aspetta, Dio è paziente. Ma a differenza nostra, che quando uno ci rifiuta lo tagliamo fuori dalla nostra vita, in realtà Dio fa proprio il contrario, lo circonda ancora di più di predilezione. Quel boccone che Gesù intinge e che dà a Giuda era il boccone dell'ospite d'onore durante la cena ebraica. Dio fa così. Lo stile di Dio è totalmente fuori dal nostro modo di ragionare. Di fronte al nostro rifiuto, Dio le prova tutte. Dio ci fa capire la sua importanza, cioè l'importanza che noi abbiamo per Lui. Ma quando noi ci chiudiamo, facciamo l'esperienza di Giuda, cioè di essere nella notte. Quando Lui esce dal cenacolo, quando Lui fa per conto suo, quando Lui segue le sue logiche, ecco che entra nella notte, dove non c'è luce, dove non c'è la presenza del risorto. È bello pensare allora che lo stile di Dio è questo nei nostri confronti. Quel boccone è per noi, non tanto perché noi siamo chiamati a tradire, ma perché ognuno di noi è considerato ospite d'onore, commensale di Dio che può stare alla sua tavola. E allora anche noi siamo un po' goffi come Pietro, che ha questo slancio di entusiasmo, ma che poi sappiamo come andrà a finire. E Gesù non è che smorza questo entusiasmo, ma fa capire a noi che questo amore non è il frutto della nostra buona volontà, che questo amore non è frutto dei nostri meriti. Questo amore è totalmente gratuito verso di noi. Siamo chiamati semplicemente ad accogliere, a contemplare, a gustare questo amore che cambia la vita.